Ciao a tutti ragazzi, sono Adri e bentornati sul mio canale. Ebbene ragazzi, cambiano alcune cose sul fantacalcio. Allora, da questa giornata ho deciso comunque, considerando anche quelle scorse, di conteggiare nella classifica anche i risultati reali del fantacalcio. Quindi, insomma, lasciare che FIFA non sia una cosa di risultati a se stessa, ma che comunque coinvolga anche le reali prestazioni dei calciatori. Quindi, signori, ogni squadra, ogni giornata avrà 6 punti a disposizione. E qua, ragazzi, le cose sono cambiate, perché se vedete l'episodio scorso trovate com'era la classifica. Vediamo se riesco a recuperarla. Non riesco a recuperarla. E signori, aggiornando, mettendo tutti i risultati del fantacalcio aggiornati, la situazione è esattamente questa. Quindi mettendo anche gli scontri che sono stati effettuati dalla quarta alla nona giornata, anzi all'ottava giornata, perché poi vi dirò la nona. La situazione è questa: Ci Salute alla prima posizione, Aston Birra, prima posizione con 19 punti. Aston Birra alla seconda con 18, Squarta Praga 15, che era con solo 2 punti, ma ovviamente mettendo il fantacalcio reale con la squadra che ha fatto un casino di punti, quindi si trova a 15. L'FC Roma a 13, Brogagna e Raccattati a 9. In sostanza, Raccattati hanno fatto solo 2 pareggi e 7 punti sul campo. Questa giornata, ragazzi, il Fanta ha deciso di dare questi verdetti. Adesso ve li vado a dire subito, ragazzi. L'app che usiamo è Leghe Fantacalciola. Vabbè, si vede un po' male. I risultati sono stati questi: Blaugrana 0, AC Salute 2, Aston Birra 1, FC Roma 1, Squarta Praga 2, i Raccattati 0. Quindi, aggiornato la classifica, ragazzi, vedrete anche all'inizio del video, sarà AC Salute 22, Aston Birra 19, Squarta Praga 18, FC Roma 14, Blaugrana 9, Raccattati 9. Questo è quello che cambierà, ovviamente, per poi appunto avere magari una fase di eliminazione diretta alla fine della 38esima giornata. Mi sono dileguato anche troppo, vi lascio il video. Ed eccoci qui, ragazzi, all'Ataruk Olimpia Stadi, che potrebbe ipoteticamente essere lo stadio della finale di questo fantacalcio. Poi vi spiegherò la fase dell'eliminazione diretta, come la voglio fare, che avevo in mente di fare prima e seconda direttamente qualificate, dato questa è la classifica, appunto, potete vedere, ve l'ho appena letta. Prima e seconda direttamente semifinaliste, ovviamente da una da una parte, una dall'altra del tabellone. La prima va a affrontare la vincente tra la sesta e la quarta, e la seconda va a affrontare la vincente tra la terza e la quinta. Io l'ho studiata così. Così vado a fare quarti di finale, semifinale, finale, terzo e quarto posto, e poi la finale. Io stavo pensando anche a una finale quinta e sesto posto, a dire la verità. Questa è la Ci Salute, ragazzi. E tra l'altro, novità. Avendo preso anche PES, alcune partite d'ora in poi saranno anche lì. Quindi, ragazzi, non perdetevi niente di questa serie che sto portando, almeno che riesco a portare ogni settimana e non mi porto via così tanto tempo. Questa è la formazione de Brogagna. Gollini in porta. Tanto li sostituiti Meret, Artur, Fabian, Rami, Casolamezzi, anche Spinazzola, eccetera, eccetera. Gollini, Acerbio, Tomiasu, De Ligt in difesa, Brahim, Diaz, Kulusevski, gli esterni, Pellegrini, Luis Alberto, i centrocampisti centrali, e Dybala dietro a Ilicic e a Correa della Lazio. La Ci Salute che non dovrebbe avere Lukaku, però Lukaku comunque ha giocato nel finale di partita contro il Sassuolo, e quindi ha il suo posto in campo. Eccoli qui, ragazzi. E andremo adesso a leggere la formazione. Capitano, ovviamente, Papu Gomez. Vi leggo i panchinari: Strakosha, Dim City, De Vrij, Ribery, Tonali, Romagnoli e Pandev. Avendo giocato Strakosha, torna un portiere a disposizione. Donnarumma in porta, Perisic, Palomino, Manas e Hernandez in difesa, Freuler, Gomez, che sì, a centrocampo,
insegna Luca con Lautaro Martinez, gioca a pallomino poiché Godin è fermo per Covid. Ottavo minuto, Gomez, cerca Lukaku di testa che svetta più alto di Tomiyasu, Gollini ci mette una pezza e manda in calcio d'angolo. Qua la potenza veramente assurda di Lukaku, che va a svettare di testa, pronta risposta di Gollini, che tra l'altro è uscito per infortunio contro il Verona. Papu Gomez, che poteva assolutamente fare di più, Gollini prende. E siamo ancora al nono minuto. 18esimo, Luis Alberto, Perilicic dentro, Correa, sinistro, Donnarumma compie un miracolo e manda in calcio d'angolo. Questo era un gol, sostanza, FIFA, qui ci sono gol già fatti, ma invece Donnarumma risponde pronto e manda in corner. Minuto 25, punizione per i Blaugrana, la va a battere Luis Alberto, sì, col 6. Teniamo il fischio dell'arbitro, però la palla va dritta tra le braccia di Donnarumma. 52esimo, siamo già nella ripresa, punizione per la C Salute, che va a battere questa volta Ivan Perisic, dentro verso Lautaro Martinez, che stacca benissimo, però incontra sulla strada Pierluigi Gollini. Al 55esimo, Luis Alberto, per Pellegrini, Ilicic, Correa, sinistro, batte Gigio Donnarumma e fa 1-0. La partita scorsa si parla della giornata 4. Questa partita, ragazzi, finì 3-2 per la C Salute. Vi invito a guardare il video, tanto c'è la playlist anche in descrizione. Finì 3-2 con doppietta di Lukaku, tra l'altro. 2-0, poi rimonta a 2-2 nel finale. Lukaku fece il gol del 3-2, segnò a Perisic il gol del 2-0. E per... i Blaugrana segnarono Correa, appunto, e mi pare e Luis Alberto. Tra l'altro, secondo gol di Correa in campionato. Questo. Secondo gol di Correa, tanto primo l'aveva fatto proprio contro la C Salute nella giornata 4. Termini tutte le statistiche in testa, è difficile. 83esimo, cerca il pareggio, Insigne dentro, però Gollini svetta su Lukaku e su Papu Gomez e fa sua la palla. 88esimo, questo è Ilicic, sì, che temporeggia con Insigne, perde tempo, trova Kulusevski, ancora Ilicic, Kulusevski non si inserisce, ancora Kulusevski, Ilicic che si inserisce, supera Insigne e Correa al volo fa 2-0 e chiude la partita all'89esimo. Si disperano i giocatori della C Salute. Correa, che così porta a 3 le sue marcature in campionato, esattamente come Lukaku e nessun altro per ora. 3 marcature stagionali per Correa, che comunque non riprende il capocannoniere, che per ora è Luis Alberto con 4 reti. 3 reti segnate in campionato, appunto, tutte e 3 alla C Salute. Qua dormita assoluta della difesa che veste i panni del Milan. 89esimo, ci dovrebbe essere veramente più poco di questa partita, che è ovviamente la prima delle 3 di questo turno. E appunto al terzo minuto di recupero finisce qui e attendiamo il fischio, appunto 3 minuti e 27. Finisce qui, la Blaugrana battono la C Salute e quindi la classifica aggiornata è C Salute 22, Aston Villa 19, Squarta Praga 18, FC Roma 14, Blaugrana 12 e Raccattati 9. Blaugrana che comunque, nonostante la vittoria, non variano la propria posizione purtroppo in classifica, visti alcuni risultati piuttosto deludenti capitati ultimamente. E tra l'altro, ragazzi, 3 punti a testa poiché... ha vinto la C Salute nel calcio reale 2-0 e a FIFA ha vinto il Blaugrana 2-0, quindi anche scontro diretto pari, però primeggia di più nulla C Salute perché ha vinto 3-2 su FIFA e 1-0 la partita scorsa. Seconda partita, ragazzi, Aston Villa contro FC Roma, e tra l'altro seconda volta che si affrontano, la prima vinse nettamente su FIFA ovviamente
per 3-0 la Aston Villa, appunto, sì. 3-0 con gol di Caputo, Quagliarella e Simeone, se non vado errato. E lì comunque è l'unica squadra a non aver ancora perso sul campo, dico, sul campo non ha ancora perso, perché avendole vinte tutte e avendo pareggiato solo con la Cisalute 2-2, tra l'altro nel finale con gol di Gosens, se non vado errato, alla quinta giornata, ha raccattato tutte le sconfitte sul campo. FC Roma, che comunque non viene da un'ottima prestazione della scorsa partita, ha perso 4-1 contro la Cisalute su FIFA e 3-1 nel fantacalcio reale, e qua ha fatto solo 1-1 con la Aston Villa, quindi in caso di vittoria andrebbe a 4-1 e in caso di sconfitta comunque andrebbe a 4-1, se no 2 punti a testa in caso di pareggio. Adesso prendiamo, ci vogliono le informazioni. Gioca Sportiello nella Aston Villa, perché ha deciso di lasciarlo fuori. Vidal, Mancini e Locatelli dietro. I 5 di centrocampo: Eriksen, Hakimi, Quadrado, Faroni e Chiesa. Ovviamente non in quest'ordine, Eriksen è trequartista. Quagliarella, Baru, Sirigu, Toloi, Bastoni, Bonaventura, Rebic, Andanovic e Galabinov in panchina. E non so perché il titolare di questa squadra abbia deciso di far giocare Sportiello, non lo so. Poi che comunque è entrato contro il Verona, non ha fatto granché, anzi anche subito gol, quindi il voto gli si è abbassato. E quindi, ragazzi, niente. Formazione dell'FC Roma, che comunque si è dimenticata di mettere giocatori fondamentali, un Mertens, un Dzeko. Mirante in porta, Politano, Skriniar, Ibañez e Atebur in difesa. Veretout mediano, centrocampista centrale, Soriano e Barella centrocampisti centrali. João Pedro dietro a Duván Zapata e Luis Muriel. Ragazzi, Mertens e Dzeko li ha voluti lasciare fuori. Dzeko comunque l'ho portato perché erano finiti i panchinari. Quarto minuto, Soriano la mette dentro Atebur e Sportiello compie un miracolo. E devo dire che sul campo, se la Aston Villa ha resistito fin qui, lo deve soprattutto a Samir Handanovic. Questo è poco ma sicuro. E comunque Sportiello ha fatto una parata all'Handanovic. 13° minuto, si gira Barrow ma incontra Mirante che rinvia. 17° minuto, Muriel dentro per Zapata, arriva prima Sportiello, tiro facilmente intercettabile per il portiere dell'Atalanta. 20° Atebur dentro per Duván Zapata, ancora Sportiello che si rende un'altra volta protagonista e manda in calcio d'angolo. Sicuramente non un colpo di testa molto angolato, ma da distanza molto ravvicinata Sportiello mostra i suoi ottimi riflessi. 20° dal calcio d'angolo, Duván Zapata ancora di testa, tiro troppo alto per l'attaccante in forza all'Atalanta. Adesso le immagini ci portano al minuto, vediamo un po'. 28° Duván Zapata, Muri in posizione regolare, destro ancora Marco Sportiello che para il tiro. Prestazione superlativa, posizione regolarissima, tenuto in campo da Locatelli, destro secco e manda in calcio d'angolo Sportiello. Ragazzi, fin qui una prestazione veramente assurda. 35° Politano vede João Pedro che scarica per Muri il sinistro, questa volta Sportiello può farci poco o niente. Muriel insacca la sua prima rete stagionale contro l'Aston Villa e fa 1-0. Primo gol in campionato anche per lui, come appena detto. E il suo sinistro, ragazzi, non ha lasciato scampo al portiere dell'Atalanta. Lo vediamo qua, assist di João Pedro. E probabilmente Sportiello si aspettava un tiro a giro o non so cosa. Fatto sta che comunque da distanza così un rigore in movimento non è assolutamente facile poterlo prendere. Qua la disapprovazione di Antonio Conte evidente. E così Luis Muriel aprì le marcature. Tanto un solo tiro in porta per la Aston Villa finora. Andiamo al minuto 42. Soriano per Duván Zapata, dentro ancora per Muriel. Muriel sinistro, stesso gol di prima, 2-0, due reti in campionato per Muriel, che
sta avendo una partita di gloria, sta vivendo quasi un sogno. Comunque ragazzi, secondo me è un attaccante che è veramente forte lui, e a parte tutto io lo vorrei prendere a gennaio, soffiarglielo e magari dargli Lautaro Martinez, che sì, mi ha fatto qualcosa ultimamente, ma se l'Atalanta si riesce a svegliare Muriel sarebbe veramente determinante, e fino a che l'Atalanta non è calata ce l'ha mostrato benissimo. Gol, insomma, di Muriel, che fa così 2-0 per l'FC Roma, e si riparte da Quagliarella a centrocampo. 44esimo, Eriksen, Quagliarella per Hakimi, che dribbla, fallo di mano di Joao Pedro, calcio di rigore per l'Aston Villa. Adesso rivediamo un attimo le immagini. Calcio di rigore, secondo me, che ci sta tutto. Oddio, palla che sbatte prima sul corpo, poi sulla mano. Non so se... Mi ricordo che una volta questa regola non era... non decretava un calcio di rigore, però non voglio sbagliarmi. Va Quagliarella da dischetto contro Mirante. Quagliarella sfonda la porta, colpendo la traversa, e fa 2-1. Terzo gol in campionato per Quagliarella, dopo che ha segnato il primo proprio all'FC Roma nella giornata 4. Ha segnato il secondo, mi pare, a Brogragna. Non vorrei andare errato, ma mi pare che il secondo l'abbia segnato lì. E adesso segna il suo terzo. Tanto indovina l'angolo Mirante, ma ovviamente troppo forte, troppo angolato, troppo alto per poterci arrivare, soprattutto in tuffo. Gol tra l'altro del capitano Quagliarella. Non so perché abbia messo capitano lui, non me lo chiedete, perché non sapete darvi una risposta. È a tempo scaduto, fa 2-1 e riapre assolutamente la partita per la Stombirra. Si va avanti, si deve andare nella ripresa, appunto 47esimo, Politano dentro per Muriel, completamente solo, Mancini lo perde, tripletta, prima tripletta di questo campionato in assoluto, la segna lui. E va anche lui a 3 marcature stagionali insieme a Correa, insieme a Lukaku, che c'era già, insieme a Quagliarella, che ci è diventato col suo calcio di rigore. Allunga l'FC Roma, non ne approfitta l'Aston Villa. Qua Mancini, errore veramente grossolano in difesa, e Sportiello praticamente se la ritrova lì, prova a fare il massimo, ma ovviamente non è per niente facile. Qua appunto ancora gesto di disapprovazione di Antonio Conte, e Muriel che fa 3-1. Mai vista una prestazione così finora dell'FC Roma. Si va al minuto 54, entra in campo De Roon e mi pare anche Dzeko. 60esimo, Barrow dentro per Eriksen, esce benissimo con i piedi Mirante. 64esimo, entra Ramsey per Joao Pedro. Attenzione a queste sostituzioni che ho deciso di includere nel video. 70esimo, Atebur, ancora lì. Dzeko per Ramsey, che davanti la porta, Mancini e Locatelli gli concedono veramente un buco enorme. Prima rete in campionato per Aaron Ramsey, tra l'altro nonostante il suo, anzi per colpa del suo infortunio, non ha potuto fino adesso giocare chissà cosa, penso sia anche la sua prima partita che gioca, se non vado errato, e comunque trova la rete, cosa molto importante per la sua squadra. E gol di Aaron Ramsey, che ormai mette la partita in assoluta discesa e porta l'FC Roma verso i 4 punti, considerando anche l'1 ottenuto nel fantacalcio reale. Ramsey, che comunque ha giocato contro il Benevento, partita non brillante della Juventus, lo sappiamo benissimo. 4-1 di Ramsey, andiamo avanti. Barella, 74esimo, Barella dentro per Ramsey, ancora sinistro, potentissimo. Forse qui Sportiello poteva qualcosa di più. 5-1 al 74esimo, prima presenza, 2 gol per Ramsey, che insomma si scala già una bella fetta di classifica marcatori,
poiché il primo ne ha 4, quindi non è così difficile come cosa, si porta 2 reti insieme a Ibrahimovic, Perisic, Simeone, Dybala, Belotti, Lammers, Lautaro Martinez, João Pedro, Papu Gomez, Barro e Lasagna. Questi sono gli altri che hanno 2 reti fino adesso. 5-1, partita che ormai non ha più niente da dire, e partita che risultato che parla da solo. Strano vedere la Aston Villa subire così, perché è la difesa più forte del campionato. 82esimo, De Roon dentro, Sportiello questa volta c'è, risponde pronto, anche se comunque sui gol qualcosa poteva fare, ma veramente non di più. Barella pesca dentro all'86esimo, Edin Dzeko ancora una volta dormita di Locatelli e Mancini, 6-1. E Aston Villa che spera solo che questo giustiziare finisca prima possibile. 6-1, il massimo che aveva subito una partita, hanno 2 gol della Cisalute, perché ripetiamo, ha una difesa molto solida, ma comunque capiamo poiché c'erano molti assenti, molti dell'Atalanta non hanno giocato, Nkulu non ha giocato, mi pare anche non abbia giocato Bastoni se non vado errato, e l'FC Roma si guadagna una vittoria assolutamente meritata. E comunque grande merito a Marco Sportiello, che ha fatto assolutamente la sua bella figura. 6-1, adesso non ci dovrebbero essere più occasioni. Appunto, ho fatto giocare Galabinov, ragazzi, perché non c'erano più sostituti, ragazzi. Non gli ha giocato quasi nessuno a questo poveraccio, la sua squadra. Classifica giornata, ci saluta 22, Aston Villa 19, Squarta Praga 18, FC Roma 17, Blagoania 12, raccattati a 9. FC Roma, ragazzi, che con la sua vittoria si avvicina molto alla vetta, sostanza solo sotto 5 punti sotto la Cisalute, quindi con una doppia vittoria, una doppia sconfitta della Cisalute, della prossima settimana potrebbe eventualmente anche recuperarla, e così rende vana la vittoria della Blaugrana. Si va, ragazzi, a PES, la terza partita sarà su PES, io le gioco sia su FIFA che su PES, prendo la partita più bella, il risultato più convincente e li metto su FIFA, scusate, su FIFA, li metto nel video e vedo quale risultato mi piace di più. Ovviamente non sono stato a giocarla su PES a stombire FC Roma, poiché 6-1 andava già bene così. E qua, ragazzi, la cosa divertente su PES è che riesco a mettere i nomi delle squadre, riesco a fare un logo personalizzato e riesco pure a dare dei kit particolari. Szczęsny, Gagliolo, Koulibaly e Milenkovic dietro per lo Squarta Praga, Çalhanoğlu, Đuričić, De Paul, Berardi a centrocampo, Mkhitaryan indietro, Morata e Ciro Immobile. Vi spiego poi la particolarità di PES. Cragno in porta, Radu, Kuzka e Letizia dietro, Biraghi, Bentancur e Pedro a centrocampo, con Mezzacani dietro, Gabedini e Vlahović. Vedete così tanta gente in panchina, ma ho disattivato le sostituzioni a PES, quindi tipo giocano solo i titolari, e la cosa, diciamo, mi piace perché giocano chi effettivamente ha giocato nel fantacalcio, è vero. Comincia la partita. Nono minuto, Koulibaly, lancio di 50 metri per Milenkovic, che di sinistro batte Cragno e fa 1-0 per lo Squarta Praga. Squarta Praga che sul campo, in sostanza, come detto prima, è stato piuttosto sfigato finora, poiché non ha vinto una partita, ha solo ottenuto un pareggio contro i raccattati, perché la partita non si è disputata, e ha tenuto un pareggio con il Blaugrana la partita scorsa, e tra due partite fa, scusate. E tra l'altro qua veramente lancio di Koulibaly magistrale per Nikola Milenkovic. I replay di PES secondo me sono molto molto meglio dei replay di FIFA, scusate, ma devo dirlo. Si va avanti, nono minuto, passano in vantaggio lo Squarta Praga. Tredicesimo, Pedro, dentro per Vlahović che stacca benissimo, la palla fuori di niente. Ventunesimo, dentro per Morata che di sinistro si mangia il gol del 2-0. Alvaro Morata che ha dato già a segno nella partita contro i Blaugrana. La giornata scorsa, non 2 giornate fa, la giornata scorsa appunto. Sì, sono sbagliato io, scusate.
24esimo. Questo è Çalhanoğlu dentro per Morata, ancora bravissimo a prenderla Alessio Cragno. Cragno, ragazzi, che comunque prende una serie di partite niente male. 33esimo, immobile, ci arriva Cragno in uscita in anticipo, presa abbastanza facile per lui. 39esimo, Berardi per Immobile che cerca il destro, palla fuori per Ciro. Sicuramente poteva fare qualcosa di più qua. Ingenuità di Vlahovic, che va a perdere palla lì in attacco, permette una sorta di contropiede a palla lunga dello Squarta Praga, e qua appunto leggiamo il disappunto di Ciruzzo Immobile. 41esimo, Berardi per De Paul per Mkhitaryan, che colpisce il palo, Radu che fa carambolare la palla addosso a Kuzka, e con l'autogol i Blaugrana, scusate, lo Squarta Praga segna il gol del 2-0, la assoluta disperazione di Juraj Kuzka, poverino, tra l'altro anche in un ruolo non suo di difensore centrale. Qua forse Radu poteva almeno mettere in angolo o fare qualcosa di più o spazzare da un'altra parte. È vero che comunque aveva Immobile che lo stava pressando piuttosto bene, e vediamo il palo di Mkhitaryan, comunque clamoroso anche quello, perché solito Mkhitaryan non è solito sbagliare questi gol. E qua la disperazione di Juraj Kuzka, che porta sul 2-0 lo Squarta Praga. 43esimo, Immobile per Mkhitaryan, per Çalhanoğlu, ancora Mkhitaryan sinistro al lato di tanto, anche se la prospettiva ce lo fa sembrare al lato di poco. Rivediamo replay, buono scarico per Çalhanoğlu, poteva tirare anche Çalhanoğlu a dir la verità, però va bene così. Disperazione e disappunto di Mkhitaryan. 48esimo, siamo già nel secondo tempo, Immobile dentro verso Morata, Cragno risponde pronto, e qua vediamo che i raccattati cominciano a fare sul serio e spingersi davanti. Al 56esimo, colpo di testa di Morata su la versione di Çalhanoğlu, ma penso che sia calcio d'angolo. A rivedere adesso, rivediamo un attimo replay, ma mi pare calcio d'angolo tutta la vita. Adesso andiamo a controllare, mi pare di sì, anche perché l'arbitro ha indicato la bandierina. Qua si dispera Alvaro Morata. 59esimo, Vlahovic per Zaccagni, non molano i raccattati, ancora Zaccagni sinistro, bravissimo Szczęsny, che comunque con la visuale coperta riesce ad arrivare alla palla. 63esimo, Djuricic per Immobile, calcia il destro, palla bloccata da Radu in angolo. Comunque sia, non una brutta prestazione di Radu, se non fosse che l'autogol in sostanza non è colpa di Kuzka, ma è colpa sua, perché Kuzka alla fine era lì. Qua sicuramente poteva fare qualcosa di più Ciro Immobile. Vedete il suo disappunto, fatto benissimo, fatto molto bene Ciro Immobile. E si va al calcio d'angolo, siamo al minuto 63 ancora. Lo va a battere Djuricic, se non mi sbaglio. La cross verso De Paul, respinge a difesa. Allora Berardi, non so perché stavo per dire Berardi, perché ho detto Berardi. Ancora lì Berardi, signori, palla troppo alta, tiraccio. Poteva fare sicuramente qualcosa di più il numero 25, poteva almeno appoggiare a qualcuno. Mkhitaryan gli offre una bella palla, poteva appoggiare basso per Immobile, che poteva trovare a piede la porta, però va bene così, su 2-0 ci sta. 77esimo, va Çalhanoğlu della bandierina, se non vado errato, palla dentro, colpo di testa di Immobile e miracolo di Cragno, miracolo assoluto di Alessio Cragno, che salva la sua squadra dal 3-0. 80esimo, Kwame per Gabbiadini, che si gira, si immolano davanti a lui Milenkovic e Gagliolo a bloccare il tiro. Tra l'altro Gagliolo non nel suo ruolo, poiché è un terzino adattato qua centrale. Partita impeccabile del difensore del Parma. 82esimo, Zaccagni per Biraghi, per Vlahovic, bravissimo Szczęsny a evitare la riapertura della partita da parte dei raccattati. Bellissima la palla di Zaccagni, che sta facendo un campionato veramente bello, infatti ci faremo il pensierino su a gennaio all'asta di riparazione.
83esimo, Zaccagni ancora. La meta dentro per Vlahovic che colpisce il palo. Adesso andiamo a vedere il replay, ma mi pare che abbia colpito il palo. Ecco qua Zaccagni. Su pesi, ragazzi, è una mina Zaccagni. No, mi sa che l'ha toccata invece Szczęsny. Mi sa che è proprio la toccata. Infatti è calcio d'angolo che fa battere Rodrigo Bentancur. Dentro verso Zaccagni, Vlahovic, rimane lì la palla. Szczęsny reattivo e la blocca a terra. Dopo un minuto di recupero, anzi due giocati, finisce qua 2-0. Classifica aggiornata, ci saluta a 22 punti. Squadra Praga che raggiunge la seconda posizione dall'ultimo della scorsa giornata, 21, Aston Villa 19, FC Roma 17, Blagnaia 12, Raccattati a 9, ragazzi. Sostanza, le prime 4 posizioni in 5 punti, quindi ci rendiamo conto che la prossima settimana può veramente succedere di tutto. Prossima settimana, ragazzi, che vedrà AC Salute contro Aston Villa, quindi primo contro terzo, FC Roma contro Squarta Praga, secondo contro quarto, e Raccattati contro Blaugrana. Raccattati che potrebbero eventualmente approfittare e raggiungere la penultima posizione. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio, lasciate like al video, iscrivetevi al canale e seguite la serie che arriva ogni settimana, quindi tenetevi aggiornati, ragazzi. Noi ci vediamo la prossima settimana con le partite appena citate e i risultati. Ciao a tutti, ragazzi, e grazie.